Bobby. Bello! Stupendo! Oh, è l'ultimo film di alieni che avevamo, nonno. Pensi che gli alieni arriveranno sulla Terra? Oh, questo non lo so. Ma so che lo spazio è molto grande. Probabilmente sono là fuori. Sono nostri amici? Oh, ma certo che sì. Credo che vorrebbero sapere tutto di noi zebre. Forte! Beh, mentre aspettiamo che vengano a trovarci, andiamo a giocare, Elsie. Oh, bene, piccoli, divertitevi. Oh. Ehi, Mia! Prendi questa! Fantastico! Hai visto anche tu? Sì! Wow. Forte! Gli alieni stanno atterrando! Vado a dirlo al nonno! Nonno, oh. Nonno! Vieni presto! Sono arrivati gli alieni! L'astronave è qua fuori! Sei proprio sicuro, Zoo? Forse era solo un aereo che volava basso! No! Non sembrava un aereo, mamma! Dai, vieni, nonno! È volata laggiù! Che state combinando voi due? Mamma! C'è una grande astronave con dentro tanti alieni! Non riesco a vederla, su. Dobbiamo andare a cercarla! Subito! Voglio fare amicizia con loro! Magari ci porteranno sull'astronave. Posso andare a cercarli anch'io, mamma? Sì, ma solo se c'è anche il nonno di Zoo. Va bene, mamma. Divertiti. Dai, prepariamo un po' di cibo per gli alieni. Chissà se questi alieni saranno affamati. Ma certo, nonna. Hanno fatto molta strada, sai? Avranno una fame spaziale. Oh! E ora che c'è, Su? Come mi presento ad un alieno? Gli dico, ciao signor alieno o salve signor alieno? Beh, credo che sarebbe gentile se tu gli dicessi, ciao, io sono Su, benvenuti sulla Terra. Poi fai un inchino così. Perfetto. Ben fatto! Ogni alieno sarebbe felice di essere accolto così! Forte! Coraggio, Elsie! Corriamo dal nonno adesso! Nonno! Abbiamo i panini! Ah, Zoo! Ecco il kit da cercatore d'alieni! Un kit da cercatore d'alieni? Una fotocamera, una videocamera, un binocolo, una lente d'ingrandimento, una penna e un taccuino! Grazie, nonno! Forza, Elsie! Andiamo a cercare gli alieni! Sì! Forse gli alieni avranno un po' paura di noi. Dobbiamo fargli vedere che vogliamo essere amici. Ma non sappiamo dove siano. Cerchiamo le loro tracce, come fanno nei film. Oh, a volte le astronavi lasciano delle bruciature. Niente, non c'è nulla. Neanche una piccola traccia. Abbiamo bisogno di un piano. Tu riprendili con questa, Elsie. E tu, nonno, prendi il binocolo e guarda se sono lontani. Bella idea, Zoom. Io farò delle foto e prenderò appunti. Forza! Da questa parte! Fate piano, non spaventiamoli. Cos'è stato? Oh, andate laggiù! Ho visto dei cespugli che si muovevano! Wow! E se fossero loro? Ci pensi? Il primo incontro di una zebra con un alieno! Oh. Oh. Forse svolazzano in aria! È per questo che non lasciano impronte! Sarebbe bellissimo, vero? Forse sono su un albero! Già, potrebbero essere ovunque! Proviamo tra gli aiuoli!
vuole. Ho visto un film in cui amavano i fiori. Forse hanno cambiato colore. Lo facevano in un film. Si intitolava Alien 4. Oh, sì, l'ho visto anch'io. Diventavano del colore dei fiori. Oh, sì, ricordo. Adoravano il profumo dei fiori. Ah, sì, potrebbero essere qui. Oh! Cercare alieni fa venire fame. Già, anch'io ho un po' di appetito. E facciamo un picnic. Magari gli alieni sentono l'odore del cibo e ci raggiungono. Sì! Forse sono timidi. Cerchiamo di ascoltare. Oh no! Ho lasciato la videocamera vicino all'albero. Presto! Elsie, la videocamera è accesa. Forse ha filmato gli alieni. Oh. Avete sentito? È l'astronave. Ripresa astronave, ma non avvistata. Dove saranno andati? Forse sullo scivolo. Oppure sulla giostra. Andiamo, al parco giochi. Guarda, lo vedi? C'è una cosa argentata che si sta muovendo. È un extraterrestre. È piccolo per essere un alieno. Deve essere il pezzo di una tuta spaziale. Foto di una parte di tuta spaziale aliena. Cos'è stato? Controlliamo. Ciao, Zu! Sei tu, Zack. Pensavo fossi un alieno. C'è un'enorme nave spaziale argentata. Dove? Dove l'hai vista? Laggiù, da quella parte. Ma è dove Pocca ha trovato il pezzo di tuta spaziale? Forte! Oh, ciao a tutti. Ciao, zio Xavier. Anche tu stai cercando gli alieni? Zack e il signor Zoe hanno visto un'astronave. Veramente non è un'astronave aliena, Zu. Sì, forse gli somiglia, ma è una mongolfiera. Era legata e si è sciolta. Devo riportarla indietro. La sto cercando dappertutto. Ma abbiamo sentito un sibilo, tipico di un'astronave. Le mongolfiere non sibilano. Probabilmente deve esserci una perdita e l'aria sta uscendo. Ecco perché fa quel rumore. E questo cos'è? È solo un pezzo della mia mongolfiera. Niente alieni, allora? Niente invasione della Terra? No, almeno non oggi, Zu. Oh, guardate, eccola, è laggiù. Il mio pallone, il mio pallone, fermatelo. Ti teniamo, zio. Sì. Non so come ringraziarvi. Come ricompensa per l'aiuto, perché non venite allo spettacolo della mia mongolfiera? Sì! Oh sì! Da questa parte, venite tutti! Ho una bella sorpresa per voi! Vi presento i miei amici extraterrestri! Ciao! Io sono Zu. Benvenuti sulla Terra! Oh, non sapevo che gli alieni ballassero. Ciao, Zu, abitante della Terra. Io sono... Zia Zelda! Wow! Zinnia! Stiamo promuovendo lo Zebra Space Club. Volete unirvi a noi? Oh, sì! Anch'io! Anch'io! Ora siete tutte e tre zebre spaziali. Yeah! Un giorno gli alieni arriveranno davvero. E quando accadrà, io sarò pronto. Scoperta meravigliosa ancora oggi è di grande utilità nella vita di tutti i giorni.
Beh, wow! Hai visto, Puck? La prossima settimana con un'altra invenzione. Ciao, amici. È finito. Qui dice di inserire C in D. Beh... Ma qual è C? Oh, che sia questo? Ciao a tutti, indovinate! Quando sarò grande voglio fare l'inventore. Voglio inventare un mucchio di cose utili e importanti e aiutare le persone. Oh, ma sai che è un'idea grandiosa, Su? Ci pensate che bello? Un inventore in famiglia. Mi sono già venute un sacco di idee in testa. L'unica cosa è che... mi sa che avrò bisogno dell'aiuto di qualcuno. Scusa tanto, Bisù. Io e papà non possiamo aiutarti ora. Dobbiamo montare questo carrello. Bisù, forse potrei farlo io. Ma avevi detto che avresti aiutato me con la torta di mirtilli. Sì, lo farò, ma vedi, Su potrebbe aver bisogno di qualche consiglio tecnico. Dico bene, Su? Sì, nonno. In questo caso, cosa aspettate? Ma torna per l'ora del tè o la torta si raffredderà. Non preoccuparti, ci saremo! Guarda, nonno, un aereo senza motore. Può volare in cielo come... un uccello. In questo modo non inquina l'aria. Certo, questa è un'eccellente invenzione, Su, ma c'è solo un piccolo particolare. Questa invenzione è già stata inventata da tempo. Oh. Si chiama aliante e, come hai detto tu, vola come un uccello. No. Oh. Ma tu non arrenderti, Su. Gli inventori impiegano anni prima di trovare l'idea giusta. Anche tu la troverai. Ciao a tutti! Ho appena preso una bella piantina dal signor Joy. Mi chiedevo se avessi un vaso dove possa travasarla. Sì, devo averne uno da qualche parte. Allora, vediamo. Eccolo! è un po' in alto, ma... Ce l'ho fatta, bisnonnina! Ecco qua, tieni. Oh, ti ringrazio molto! Di niente, non è nulla! Oh, sono stata fortunata a trovarti qui. Quel ripiano è troppo alto, non ci sarei arrivata. Nonno, a cosa servono queste? Quelle erano la base di un vecchio letto. Me le puoi prestare? Certo che puoi prenderle. Speravo che mi tornassero utili un giorno. E in effetti adesso lo sono. Grazie, nonno. Sono perfette, ma ho bisogno di una cosa. Torno fra poco. Non andare via, nonno. Oh, sono troppo curioso di vedere la tua invenzione per andarmene via, Su. Oh! Sbaglio o quelle sono le pantofole di bisnonnina? Indovinato, devono essere molto comode. Allora, nonno, che ne pensi della mia invenzione? È molto fantasiosa. Non ho mai visto delle pantofole come queste finora. Lo so, perché non sono delle pantofole normali. Grazie, Puck. Andiamo! Avanti! Ta-da! Guarda, bisnonnina, ho costruito questa invenzione apposta per te. Una volta che le avrai messe, sarai in grado di saltare così in alto che potrai prendere gli oggetti che si trovano sugli scaffali più alti. È geniale, non è vero? Oh! E potrai usarle anche per andare dal signor Zoe più velocemente. Ho chiamato la mia invenzione le pantofole salterine. Oh, che emozione! Molto ingegnose. Questa invenzione merita un bel bacio. Sì, noi inventori progettiamo ogni tipo di cosa. Ora devi solo provarle, non credi? Magari un po' più tardi, Su. Oh, è stato gentile da parte tua avermi pensato. Le tengo qui vicino a me al sicuro, così se mi venisse voglia di saltare, le pantofole salterine saranno a portata di mano. Sono felice che ti piacciano. Forza, Puck! Andiamo a inventare qualcos'altro! Mm.
No. Oh. Potrei inventare qualcosa per aiutarlo. Oh. Mm? Nonno, oh? Mi presti il libro, per favore? Oh, ma certo, Su. Ecco, tieni. Fatto! Il girapagine di libro. Aspetta, nonno, prima lo devi accendere. Oh, oh. L'ho inventato per te, nonno. Che ne pensi? Questa è un'idea molto utile, Su, credimi. Certo, gira le pagine piuttosto velocemente, ma è sempre una grande invenzione. Imparerò la lettura veloce. Bene, sono felice che ti piaccia, nonno. Vado a vedere se posso aiutare qualcun altro. Ci vediamo! Oh. Papà, che stai facendo? Pensavo che stessi montando il carrello. Infatti, questa era l'intenzione. È difficile. Se vuoi, posso provarci io. Grazie, Su. Ma anche tu non riusciresti. Nella scatola non ci sono le rotelle. Aspetta, papà. Penso di poterti aiutare. Però tu non smontarlo ancora. Torno tra un minuto. Nonno, presto! Ho in mente una nuova invenzione. Ma ho bisogno del tuo aiuto. Benissimo. Allora, che cosa hai pensato, Su? Ricordi il carrello che papà stava montando? Quello con le istruzioni? Sì. Beh, hanno dimenticato le rotelle. Dentro la scatola non c'erano. Sì, in effetti potrebbe essere un problema per un carrello. Ma noi ce le possiamo inventare. Vuoi aggiungere delle rotelle nuove, dico bene? Sì, ma metterò qualcosa di ancora più utile. Oh, tipo cosa? Sì! Ora, queste sono le rotelle del vecchio carrello della spesa e questi dei pezzi del nostro go-kart. Potremmo fare una cosa simile. Cosa ne dici, nonno? Sembra un buon progetto. Non ho mai visto niente di simile finora. Sì, sarà fantastico. Oh, bene. Finalmente un po' d'aiuto. Grazie, cari. Siamo qui proprio per questo, nonna. Potete uscire tutti. Dobbiamo preparare il tè. Volete liberarvi di noi così voi due monelli vi pappate la torta, eh? Ma nonna, ti pare? Vogliamo aiutarti. Beh, in questo caso andrò a riposarmi di là. Non avrei mai pensato di usarle di nuovo. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbero tornate utili? Ora... basterà metterla esattamente qui. Non andrebbe meglio se la mettessimo qui? Sì, penso che tu abbia ragione. Va molto meglio. Oh. Inventori, potete sbrigarvi, per favore? La torta si sta raffreddando. È in arrivo, nonna. Abbiamo finito. Oh, Su! Oh, cielo! Il tè è servito! Con l'invenzione migliore che abbia mai fatto! Vi presento il carrello per il tè telecomandato! È davvero un'invenzione strabiliante, Su! Non lo riporterò più in negozio ora! Ti assicuro che i carrelli che vendono non valgono la metà di questo! Desideri un po' di tè, mamma? Oh, grazie mille, Su! Sei il mio piccolo e caro inventore preferito! Vuoi una fetta di torta, mamma? Mi hai letto nel pensiero. Sei intelligente, Bisù. Questo carrello telecomandato è quello che desideravo. Ottima invenzione, Su. Non avrei potuto farlo senza l'aiuto di nonno e di Poc.
Chi vuole ancora del tè? Io! Che cosa c'è, Puck? Ehi, nonno, ha smesso di nevicare! Possiamo uscire a giocare ora! Ma certo, Su! Prima però copriamoci bene con qualcosa di caldo! Sì! È bellissimo giocare nella neve! Hai notato che buffo? La nostra casa sembra fatta di glassa! Ah, sì, hai ragione! È così bella che ti verrebbe voglia di mangiarla! Guarda, nonno! Le tue impronte sono molto più grandi delle mie! Oh, è vero! Decisamente impossibili da confondere! E queste, invece, a chi pensi che appartengano? Vediamo un po'. Sai che non lo so? Sono davvero molto piccole. Perché non le seguiamo? Sì, buona idea. Le impronte si fermano qui. Oh! Puck, allora quelle impronte erano tue. A quanto pare anche a Puck piace giocare nella neve. Possiamo cercare altre impronte da seguire? D'accordo, ma i cercatori di impronte hanno un equipaggiamento speciale. Andiamo a prenderlo in garage. Allora, dove si sarà cacciato il metro? Eppure ero sicuro di averlo messo qui. Ben fatto, Puck! Hai ritrovato il metro! Ecco, mi sembra che non manchi nulla. Abbiamo il metro, il binocolo, il quaderno, la matita. A che serve questo libro? Quello è un'enciclopedia degli animali. Ci dirà di quali animali sono le impronte. È un'idea grandiosa, nonno. Hai fatto una scoperta interessante. Prima cosa si misurano le orme. Hanno le stesse dimensioni delle mie. Però dobbiamo considerare che c'è una zampa in più. Ottima osservazione, Zo. Darò un'occhiata all'enciclopedia degli animali. Che strano, la terza impronta ha delle dimensioni molto piccole. Non riesco a trovare un animale a tre zampe. Ciao! State giocando nella neve? Sì, bisnonnina. Ma certo! Come abbiamo fatto a non capirlo? Non si tratta di una terza zampa, è il bastone di bisnonnina. Non l'avremmo mai trovata sulla nostra enciclopedia. Ehi, sembra che Puck abbia scovato qualcosa. Hanno le stesse dimensioni dei miei zoccoli. Ma noi non siamo passati da qui. Vediamo dove portano. Forza, nonno! A chi potrebbero appartenere queste impronte? Io lo so! A Elsie! Lei è l'unica che utilizza questo passaggio. Molto probabilmente hai ragione. Vado a controllare. Va bene, Su. Ciao, Elsie! Ciao, Su! Ti ho cercato dappertutto! Guarda il mio pupazzo! Wow! È bellissimo! Ma che stupendo pupazzo di neve, Elsie! Non ti ha aiutata nessuno a farlo? Mia mamma, ma solo un po'! Cosa state facendo? Io e il nonno siamo cercatori di impronte. In cosa consiste? Dobbiamo seguire le impronte che troviamo nella neve e scoprire a chi appartengono. È così che sono arrivato a te. Sembra molto divertente. Posso unirmi anch'io a voi? Certo che sì. Ma qui non vedo nessuna impronta. Perché non andiamo in strada? Sono sicuro che là ne troveremo. Guarda quelle!
Hanno una forma buffa. Chissà quale animale ha delle zampe così grandi. Beh, ad essere sinceri anch'io non ne ho idea. Proviamo a misurarle, tieni. Wow! Vieni a vedere, nonno. Sono grandi due volte le tue. Saranno quelle di un gigante. Nemmeno le impronte di un orso sono così grandi. Dobbiamo seguire le impronte e scoprire a chi appartengono. Vanno di qua. Forse la signora Sally l'ha visto. Salve, signora Sally. Ciao, piccolini. Stiamo seguendo queste impronte. Ha visto per caso di chi sono? Sì. È passato di qui pochi minuti fa. Oh, davvero? A chi assomigliava? Sembrava... no, non sono sicura di aver visto bene attraverso la nebbia. Era enorme? Sì, con delle zampe molto molto grandi e camminava in modo bizzarro. E non ricorda nient'altro, signora? Sembrava robusto, era coperto e aveva dei lunghi capelli bianchi. Oh. Ecco fatto, finito! Io lo so chi è! L'ho visto in TV! L'abominevole uomo delle nevi! L'abominevole uomo delle nevi? Dobbiamo trovarlo! Mettiamoci subito al lavoro prima che la nostra pista si ghiacci! Grazie, signora Sally! Ci vediamo presto! Ciao! Abbiamo perso le tracce. Il vento ha soffiato la neve fresca sopra le orme. Oh no! Come facciamo con l'abominevole uomo delle nevi? Proseguiamo su questa strada. Con un po' di fortuna ritroveremo le tracce. Guarda, Elsie! Abbiamo ritrovato le impronte! L'abominevole uomo delle nevi è stato qui! Sembra addirittura che sia entrato nel negozio. Ciao, ciao, Xavier! Ciao! Che fate in giro con questo freddo? Cerchiamo l'abominevole uomo delle nevi, l'hai visto? Oh, l'abominevole uomo delle nevi, dici? Sì, un tipo così. Se avessi visto una creatura simile me la ricorderei. Oh, ma siamo sicuri che è entrato nel negozio? Sì, ci sono delle impronte enormi qui fuori. Sarà forse passato vicino al mio negozio, ma di certo non è entrato. Sentite, usciamo di nuovo. Potrebbe essere ancora nei paraggi. Avete sentito? Sarà l'abominevole uomo delle nevi? Nonno, per favore, mi dai il binocolo. Laggiù! Lo vedo, è laggiù! Corriamo! Possiamo raggiungerlo! Stavolta è sicuro, l'abominevole uomo delle nevi è qui. Ed è anche venuto molte volte. Oh no! L'abominevole uomo delle nevi ha rovinato il negozio del signor Zoe. Scusate, sono appena caduto a terra. Di nuovo. Oh, buongiorno, signor Zoe. Buongiorno. Camminare con le racchette da neve non è così semplice. Wow, sono identiche alle impronte che abbiamo seguito. Non ho ancora avuto tempo di mettere ordine nel negozio. Ho passato tutta la mattinata a fare consegne. Davvero? Fa le consegne a domicilio? Sì, con questa neve la gente fa fatica a venire a far la spesa. E bisnonnina ha avuto il suo latte? Oh sì, e la ringrazia molto. E così sei tu l'abominevole uomo delle nevi? Lo ammetto. Sapete cosa mangia l'abominevole uomo delle nevi?
No. Gelato, panna e yogurt e sorbetto alle fragoline di bosco. Yum! Ho una fame da abominevole uomo delle nevi. Un formichiere? Un antilope? No, nonno. Deve essere un animale che porta in giro la sua casa sulla schiena. Non ce ne sono molti, allora. Oh, ne ho pensato uno bello. Vediamo se indovini di che si tratta. Oh, però, allora vediamo. Ha quattro zampe e... è una tartaruga! Hai indovinato, nonno! Ciao, Su! Oh, che cos'è? È il mio secchio tartaruga. Stavo mostrando al nonno l'animale su cui voglio fare la ricerca per la scuola. Oh, anch'io faccio la tartaruga. Ne ho dipinta una su un quadro. Io non voglio fare quello che ha fatto qualcun altro. Ma, Su, puoi benissimo farla anche tu. Non importa, Elsie, mi verrà in mente qualche altra idea. Beh, ho ancora un sacco di lavoro. Ci vediamo più tardi. A dopo, Elsie. Oh, che cosa posso fare? È meglio che rientri in casa a pensare. Andiamo, Su. Sono sicuro che puoi scegliere un altro animale per la tua ricerca. Per esempio, la testuggine. La fa già Zack. Ne ha una anche in casa. Ho capito. Che differenza c'è fra una tartaruga e una testuggine? La tartaruga può vivere sia sulla terra che nell'acqua, mentre la testuggine sta prevalentemente a terra. No, oh, non importa, ti verrà in mente un altro soggetto. La formica. No, vive in un formicaio. Dimenticavo. L'ape. Ma no, vive in un alveare. Sì, ci sono. La chiocciola. Nonno, che idea! La chiocciola. Porta sempre la sua casa sulla schiena. Andiamo a cercarne una in giardino. Non ne vedo nessuna. Devono essere timide. Forse so dove vanno a nascondersi. Vieni, Su. Di solito si trovano qui. Ah, certo, adesso ricordo. Dove sono, nonno? Dove? Seguimi. Esattamente qui, dove non dovrebbero stare. Oh, guarda, qui ce n'è una. Ed è molto grande. Questo non mi sorprende. Cioè, avrà fatto colazione mangiando i miei fiori. Ha un guscio bellissimo! La chiocciola è un animale molto, molto speciale. Porta in giro la sua casa sulla sua schiena. Sarà la ricerca scolastica più bella di tutte! Ciao, Su! Ciao, nonno! Oh, ciao, Zinnia! Ciao! Passavamo di qui e quindi... Sì! Guarda, ho preso il gioco del mosaico! Per la ricerca a scuola farò il mosaico di una chiocciola! Farai una chiocciola! Oh, sì, Zinnia è così intelligente! Ha avuto lei l'idea! Non l'ha aiutata nessuno! Ma era anche la mia idea! Puoi farla lo stesso, no? Non preoccuparti, Zinnia! Penserò a qualcos'altro! Beh, noi rientriamo! Così Zinnia potrà iniziare a fare il suo mosaico! Buona fortuna per la tua ricerca! A presto, Su! Ciao! Ora l'unico altro animale che mi viene in mente è la tartaruga, ma vive nel mare. Magari ce n'è una sulla spiaggia. Forza, Su, andiamo a vedere. E se non ne troviamo nessuna, raccoglieremo qualche bella conchiglia per la tua mamma. Va bene, nonno. La mamma adora le conchiglie. Tracce di tartarughe qui. Già, magari arriveranno più tardi. C'è una pozza fatta con i sassi. Forse si nascondono lì dentro. Ci sono molti animali, ma niente tartarughe. Oh, è vero. Un granchietto,
un cavalluccio marino e una stella marina. Sono molto belli, nonno, ma me ne serve uno che porti la sua casa sulla schiena. È il tema della mia ricerca. Non preoccuparti, porterò la tartaruga. Farò un disegno colorato prendendolo da un libro. Oh, possiamo raccogliere delle conchiglie, nonno? Buona idea, Su. Tu le cercherai per la mamma e io le cercherò per il giardino. Va bene, ce ne sono tante laggiù. Ehi, nonno, sono diventato un granchio. Anch'io. Bagniamoci gli zoccoli prima di tornare. Che idea! Le conchiglie le prenderemo dopo. È fredda! A Puck non piace sguazzare nell'acqua. Andiamo a prendere le conchiglie. Devo andare a casa a finire la ricerca. Hai ragione, Su. Oh, guarda! Ah, dov'è la conchiglia rossa e blu? Forse qualcuno l'ha raccolta. Ma non si è avvicinato nessuno. Eccola! Forse l'ha spostata un gabbiano. No, hai ragione, è probabile, Su. L'hai spostata tu, Puck? Ora si sta muovendo un'altra! Oh. Ehi, torna qui, conchiglia! Non voglio farti del male! Guarda, nonno! Questa conchiglia ha le gambe! Adesso ho capito tutto. È un crostaceo che si chiama paguro. Cercano una nuova conchiglia quando crescono troppo per quella vecchia. Sta cercando una nuova casa. Quindi trasporta la sua casa sulla schiena. Cosa dici, nonno? Posso parlare del paguro nella mia ricerca per la scuola? Sì, certo che puoi, Su. Sì, farò il paguro. Guarda, sembra che preferisca quella vecchia. Beh, scegliere una nuova casa è una decisione importante. Certo, deve sceglierne una adatta a lui. Sembra che l'abbia trovata. A quanto pare in questa ci sta comodo. Sono molto contento. Nessun altro in classe ha avuto l'idea di scegliere il paguro per la ricerca. Ed è molto meglio di una chiocciola, o di una tartaruga, o di una testuggine, o di una tartaruga marina. È il migliore! Arrivederci, paguro. Ti ringrazio dell'aiuto per la mia ricerca. Forza, prendiamo le conchiglie e torniamo a casa. Sì, ma prima rimetto quelle sulla spiaggia. Potrebbero servire al paguro quando crescerà troppo per la sua conchiglia. Oh, è un'idea magnifica, Su. Poi andiamo. È arrivata l'ora di tornare alla nostra conchiglia. Oh, bentornati. Grazie per le conchiglie, Bisù. Quanto le adoro. Staranno benissimo in bagno. E io metterò quelle più piccole attorno alle mie piante. Che ne pensi, Su? Allora, il paguro porta la sua casa sulla schiena. Su? Oh, scusa, nonno. Sto scrivendo la mia ricerca.
Ehi, nonno, sono contento di non dover portare la nostra casa sulla schiena. Sì, e anch'io, Zu. Anch'io. La giornata per il giardinaggio, vero? Sì, io rastrellerò questa zona. Nonno, cos'è questo? Beh, chi l'avrebbe mai detto? È una capsula del tempo, Zu. Si usa prendere degli oggetti importanti della vita e metterli in una scatola per poi seppellirla. Così in futuro la gente potrà vedere com'era il passato. Questa l'ho sepolta io il giorno in cui siamo venuti a vivere qui. Oh, è molto vecchia allora. Ah, dovrò rompere il lucchetto. Vieni, Zu. Incredibile, le mie figurine. Amavo molto collezionarle. Le mie matite colorate. Il mio cravattino di scuola. Quanti ricordi. Quello è il mio diario di scuola. E questo è Zeb. Sai che era il mio giocattolo preferito? Anche il giocattolo a cui io tengo di più si chiama Zeb. Nonno, vorrei tanto fare una mia capsula del tempo. Oh, mi sembra una super idea, Zu. Che cosa vorresti mettere dentro? Non lo so ancora. Come hai fatto tu a scegliere i tuoi oggetti? Mi ha aiutato bisnonnina. Perché non chiediamo a lei? Va bene, nonno. Cerca di capire, Zu. È la tua capsula del tempo. Dovrei metterci degli oggetti che per te hanno un significato. Ad esempio, una fotografia. Giusto, bisnonnina. Ne chiederò una alla mamma. Voglio una foto di tutta la famiglia. È stupendo, Zu. Ciao, bisnonnina. Mamma, a me però serve una foto sola. Sì, ma deve essere la più bella. Quella l'ha scattata Xavier con la sua nuova macchina. Sì, questa andrà bene. Ma ora devo pensare ad altri oggetti. Metti una ciocca dei tuoi crini, Bisù. Beh, che ne dici di un libro o di un giocattolo? Sì, è una buona idea, papà. Vieni, Puck, mi serve il tuo consiglio. E se mettessi il mio Zeb nella capsula del tempo? Che cosa ne pensi, Puck? Va bene, Puck. Aggiungerò anche una tua piuma, se lo desideri così tanto. Potrei mettere la mia pagella. 10, 10, 10 e 10. Posso inserire anche il mio dinosauro. E la mia collezione di spillette, perché no? Hai in mente altro, Puck? Andiamo in giardino. Mi aiuterà a pensare. Zu! Zu! Oh, scusa, Elsie. Stavo pensando a cos'altro potrei mettere nella mia capsula del tempo. La tua capsula del tempo? Che cos'è? Prendi degli oggetti a cui tieni tantissimo e li metti in una scatola. Poi la seppellisci, così in futuro la gente conoscerà la tua vita. Oh, che idea carina! Potresti mettere una fotografia di famiglia. Questo l'ho già fatto. E un giocattolo? Ho già deciso di mettere il dinosauro e Zeb. Ma Zeb è il tuo preferito. Lo so, ma è la mia capsula, dopo tutto. Allora... un'impronta della tua mano? Oh, sì! Mi piace la tua proposta. Grazie, Elsie. Chiederò al nonno di aiutarmi. A dopo! A presto, Zu!
Useremo questo colore per l'impronta. Si lava facilmente. Mi fai il solletico! Bene, Su. Ora premi lo zoccolo su questo foglio. Oh, vuoi provare anche tu, Pok? È perfetto, nonno! E questa scatola è perfetta per la tua capsula del tempo. Ha anche una chiave, vedi? Grazie, nonno! Sono ancora sicuro di voler mettere Zeb. È il mio giocattolo preferito. Però tu nella tua capsula del tempo hai messo un gioco a cui tenevi tanto, no? Sì, Su, è vero. Ma non significa che devi farlo anche tu. No, non c'è problema. Posso lasciare Zeb. Ma se sei convinto, perché non seppellisci la capsula del tempo in giardino più tardi? Ottima idea, nonno. Vado ad avvisare mamma e papà. Mamma, papà, con il nonno dopo andrò a seppellire la capsula del tempo in giardino. È un'idea molto carina, Bisù. Ora vado ad aiutare il nonno a scavare la buca. Vi aspetto in giardino. Verremo di sicuro, Su. Perché non vai a chiamare Elsie, Su, mentre io inizio a scavare la buca? Non credo che voglia mancare. D'accordo, nonno. Elsie, tra poco seppelliamo la scatola. Vieni a vedere. Certo, Su, sarà bello. Questo posto mi sembra adatto. Devo solo finire di scavare la buca. Va bene, nonno. Fammi dare una controllata per l'ultima volta. Ciao, Zeb. Ciao, dinosauro. Su, non dovresti metterli se non te la senti, sai? No, io lo voglio fare. È solo che vorrei... Sei pronto, Su? Non hai dimenticato nulla, vero? Aspetta, papà. Ci sono quasi. Ho deciso, lascio Zeb e mi tengo il mio dinosauro. Sei sicuro che è quello che desideri? Credo di sì. O forse è meglio... E se togliessi Zeb e rimettessi il dinosauro? Sì, ora va meglio. Sono pronto, nonno. Ecco, ho finito, Su. Grazie per essere venuti oggi. Io... Che succede, Bisù? Vorrei tenermi il dinosauro e Zeb, ma allo stesso tempo vorrei anche metterli nella capsula. Oh, non penso che sia possibile. Un momento. Mi è venuta un'idea, Su. Alza il dinosauro. Tienilo fermo. E ora tocca a Zeb. Perfetto! Grazie, papà! Che idea grandiosa! Ora puoi mettere le foto nella tua capsula del tempo e tenere Zeb e il dinosauro ancora con te. Hai visto com'è intelligente il tuo papà, Bisù? Già! Sono pronto. Molto bene, Su. Ho cambiato di nuovo idea. Metterò i giocattoli veri nella capsula del tempo e toglierò le loro foto. Sei proprio sicuro, Su? Sì. Voglio che le persone che la troveranno possano giocare con i miei giocattoli. Beh, Bisù, se sei convinto. Lo sono. Grazie per essere venuti oggi alla cerimonia della posa della mia capsula del tempo. Così ricorderò dove l'ho sepolta.
Sì, e nel caso cambiassi idea e volessi rivedere le tue scelte, ho messo la chiave della scatola al sicuro in questa tasca. O forse l'ho messa in questa tasca. O in quest'altra. Oh! Stavo scherzando, eccola dov'è! No, nonno!